siamo a Villa Guglielmi ancora una volta per l'ottava edizione di Festa di Corte, questa rievocazione storica dei fasti della villa, come era un tempo, come poteva essere sul finire dell'Ottocento, residenza nobiliare, di vacanze più che altro. E a noi della Proloco di Fiumicino piace poter ricordare l'aspetto gentilizio di questa villa, aspetto che purtroppo è andato perduto nel corso degli anni per l'abbandono, il degrado e purtroppo anche per i vandalismi. Fa piacere quest'anno in particolare, con questa occasione, di inaugurare una mostra di cartoline d'epoca della nostra città, di Fiumicino. Cartoline sono oltre 500, tutte originali, è la prima volta in assoluto che si realizza una mostra di questo genere e qui nel polo espositivo di Villa Guglielmi, al secondo piano, sopra la biblioteca. Sicuramente ricordare le nostre origini, sono immagini inedite, alcune inedite ed epoca. Ritorniamo a vedere com'era Fiumicino e come adesso, possiamo vedere la differenza. Ci sono cartoline dai primi del Novecento a metà del secolo scorso. Sì, in realtà abbiamo cercato di ricostruire un pochino la storia del nostro paese attraverso le immagini, attraverso le cartoline. E qui abbiamo voluto ricreare in 40 pannelli tutta una storia che va dal 1901 al 1950, scegliendo praticamente tra le immagini del nostro paese, del nostro borgo e la sua evoluzione anche nel costume. Tante iniziative l'abbiamo vista sul palcoscenico, l'abbiamo vista ballare, danzare, è la prima volta che la vediamo a bordo di una carrozza dell'Ottocento. Che cosa ci può dire? Questa è l'ottava festa di corte, quindi siamo tutti vestiti con abiti dell'Ottocento. Io lo scorso anno, era la prima festa a cui partecipavo come assessore alla cultura, ho promesso che quest'anno mi sarei vestita anch'io e così ho fatto, con questo meraviglioso vestito rosso che mi ha procurato appunto la Proloco, che ha magistralmente ancora una volta organizzato questa giornata che vede tanta gente a Villa Guglielmi e a divertirsi, a ballare e a stare insieme. Quindi sono delle iniziative che fanno comunità e sono straordinarie. Abbiamo rappresentato in questa stanza quello che poteva essere la presenza del compositore francese Claude Debussy, che sul finire dell'Ottocento, vincitore del Prix de Rome, fu ospite del conte Primoli, allora proprietario di questa villa. Claude Debussy ci ha lasciato alcune composizioni tra le più belle dell'Ottocento. Possiamo ricordare la sua presenza a Villa Guglielmi.